Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, questa sera andiamo sull'esotico. Sì, orientale. Orientale, dai. Esattamente. E che cosa andremo a fare secondo voi? Gamberi. Eh? Sushi di gamberi? No. No. Gamberi con piselli flambé? No. Andremo a fare i ravioli al vapore ai gamberi. I ravioli al vapore? Sì, esattamente. Allora, wow! Di cosa abbiamo bisogno? Ovviamente di gamberi, che adesso io andrò a sgusciare, eviscerare e lavare e tritare. Pensa quante cose le farò a sti gamberi. Non male. Poi abbiamo bisogno... non dico la quantità perché a sentimento, nel senso... ogni ricetta ha la sua quantità e soprattutto in base a quanto vi piacciono di più i gamberi rispetto al resto, insomma, ecco, li fate voi insomma le quantità, ok? Queste sono circa mezzo chilo, comunque con tutti i carapaci eccetera eccetera, quindi puliti saranno circa 3 etti, ok? Ti interrompo prima che cominci, come si chiamano in giapponese? Yaki udon? No, Yaki gyoza? Siomai. Siomai. Che gyoza sono quelli di carne? Esattamente. Vai, vai, non allora, dico più niente. E poi mi fai scordare le dosi. E la gente si lamenta. Lei si scorda, è colpa mia. Tu mi interrompi. Mi interrompi. Basta. Dicevo, allora, 500 g di farina 00, 250 ml di acqua, dei pisellini, delle carote grattugiate, che ha grattugiato qua il mio assistente. Io. Poi abbiamo qua, l'ho già fatto perché così almeno ci sbrighiamo, perché è una ricetta un pochetto lunghina, eh. Abbiamo qua circa 300 grammi di maiale, di lonza di maiale e 50 grammi di lardo. In realtà nella ricetta andrebbe solo lardo, ma io mi rifiuto. Un po' troppo. Ecco. Mi rifiuto e quindi ci ho messo queste quantità. Poi abbiamo bisogno di pepe, zenzero, un goccino di vino rosso, o se avete il vino cinese è ovviamente meglio, del sale e 100 g di farina che servono invece per il ripieno. Ovviamente una vaporiera. La dovete comprare. E che differenza c'è tra questa farina e quella? Questa è fecola. Ok. E questa è farina 00. Allora, andiamo ad iniziare. Innanzitutto farò l'impasto con i 250 ml di acqua, i 500 di farina e un pizzico di sale. Quindi ci rivediamo a gamberi sgusciati e puliti e impasto pronto. A dopo. Hai finito? Ho finito. Ok. È una ricetta lunga? Sì, l'ho detto che è una ricetta lunga. Quanto? Ma ci vuole, allora, più o meno una mezz'ora per comporla, diciamo, no? Dopodiché, anche perché questo poi l'impasto deve riposare una mezz'oretta, quindi come prima cosa si fa l'impasto. Si mangia poi tardi, si fa tutto il resto, ovviamente. O si prepara presto. O si prepara presto, esattamente, e poi si fa il ripieno. Poi ovviamente si compongono, si fanno i ravioli e poi si cuociono. Quindi sì, ci vuole tempo. Ed è una ricetta, non è a basso costo, mi sembra. Dipende dalla quantità di gamberi che mettono. Perché se mettono meno gamberi è a basso costo. Se metti meno gamberi è all you can eat. Se ne metti di più, giusto? No, se metti meno gamberi, perché noi ne abbiamo messi tanti, perché in effetti non è che ce ne vanno tantissimo, ce ne va tipo un etto in tutto il ripieno. Ok? Ci vediamo dopo. A dopo. Che bella palletta, tavola con Silvia. Visto? Abbiamo fatto appunto l'impasto e adesso lo facciamo riposare adesso con un canovaccio coperto. Lo lasciamo riposare una mezz'oretta. Nel frattempo io sto facendo, pulendo i gamberi. Sta sbudellando i gamberi. Esattamente. Nel vero senso della parola. Sì. Abbiamo già tritato, come vedete, e mescolato alla fecola. Cioè nel senso l'abbiamo messo nella stessa ciotola, non l'abbiamo ancora mescolato. Adesso andrò scusate un po' di raciatina, dicevo, andrò a mettere i gamberi e poi
tutte le spezie, il vino e il sale, in maniera che così faccio un impasto unico. Un bel impasto unico, esattamente. Poi ne lascio qualcuno di gambero perché voglio comunque metterne un pezzo sopra. Sugli xiaomai, quelli che troviamo nei ristoranti cinesi, non ce ne sono, però a me piace comunque sentire anche la consistenza del gambero e quindi automaticamente ne metterò un pezzetto sopra. Loro ci mettono il piselletto sopra. Anch'io, ma sotto ci metterò il gamberotto. Va bene. Ok? Quindi ci vediamo a impasto fatto? A impasto fatto, esattamente. A dopo. Eccoci qua. Allora, abbiamo messo i gamberetti insieme al maiale e sotto, come potete vedere, c'è la farina. Andiamo a impastare con le mani e a fare questo ripieno. Dovete essere tenaci ma comunque delicati, perché vogliamo comunque tenere la consistenza del gambero. Il gamberetto si distrugge molto semplicemente. Aggiungi sale. Un cucchiaino. Olè. Mezzo cucchiaino di sale. Anche detto cucchiaino da te. Poi mettiamo anche un po' di zenzero. Zenzero, abbiamo questo in polvere, se no utilizzate quello fresco, ma comunque tritato. Esatto. Un po' di vino. Un goccino di vino. Se avete quello cinese, meglio quello cinese, sì. Se no. E un po' di pepe bianco. Le. Sembrano gli impasti delle streghe, insomma, lacrima di coccodrillo. Sì, uguale. No. Però quello era un pentolone. Questo è il composto che volevamo? Sì, questo è il composto che volevamo. Comunque non è finito, perché comunque dobbiamo incorporare tutta la farina che, esatto, vedete qua sotto è rimasta. E quindi ci vediamo impasto finito. A incorporamento effettuato. Esattamente. Questo è il composto impastato da Gianmarco. Sì, che volevamo raggiungere. Esatto. Dove vedete i pezzi di gambero sono comunque interi, però è tutto quanto ben amalgamato. Esattamente. Perfetto. E morbido. Bravissimo. Noi ne abbiamo tenuti una parte, come vi dicevo prima, e adesso andremo ad aspettare quella mezz'oretta che serve per far riposare la pasta. Poi ci rivediamo per fare appunto i ravioli. A dopo. Eccoci qua. Come vedete, ha la consistenza del pongo. E questa deve essere. Adesso lo reimpasto un pochino. In questo modo. Per renderlo bello liscio, guardate. Sì. Deve essere così l'impasto, eh? Mio figlio ha fatto un ottimo lavoro. E a questo punto dividiamo l'impasto con il tarocco. La cucina mia sparisce sempre. Eccolo qua. Prima facciamo un salamotto, diciamo, lunghino. E poi andremo a dividerlo in tante parti uguali che poi ovviamente rimpasterò. Chi non ha quello può usare il coltello volendo, Ma certamente. Degli gnocchetti, più o meno. Cerchiamo di farli non come me, tutti della stessa grandezza. E a questo punto vi faccio vedere uno intanto, così vediamo. Stiamo già facendo un raviolo? Stiamo già facendo la sfoglia di un raviolo, sì. Un po' di farina.
L'altra ce la mettiamo lì da parte. Ah, ma questo è un gioco di prestigio. Sì, un gioco di prestigio che loro fanno benissimo e ovviamente io Ah, giri il disco mentre sotto il mattarello. esatto. Una sorta di DJ. Sì. Questo dovrebbe essere un tondo, eh? Sappiatelo. Vabbè, non ti chiameremo Giotto. No, no, assolutamente. Ok, detto questo, lo dobbiamo affinare ancora un po'. Sì, nei video dei ristoranti sembra più facile. Grazie. Loro studiano questo da quando sono piccoli, non lo so. Ignoranti allora, perché Ignoranti. se ancora non hanno capito che studiano ancora. Ok, adesso io farò tutti quanti i dischi e ci rivediamo dopo A dischi a fatti. dischi fatti. Allora, Questo è il momento clou. è il momento clou. Tra poco vedremo come si crea un raviolo cinese di gamberi o di gamberi cinesi, No, cinese di gamberi. Esatto. che sono sarebbero i gamberi che sono cinesi. Allora, mettiamo. Una parte di questo composto nel centro. Io metto la mia, ovviamente. Quindi un pezzo di gamberetto sano. Esatto, facciamo così. Spingiamo all'interno. Così lo mettiamo bene e poi lo spingiamo in questo modo. Oh, che bella creazione. Così. Quindi viene tipo fagottino. Esatto, mettiamo le nostre carotine. Che ci stanno sempre bene. Sì. E il pisellino. Eccolo qua. Non sono Faccio per vedere un attimo, faccio vedere. che cosa? Ah, questo. Guarda che spettacolo. No, certo, non sono proprio uguali a quelli che Ne fanno ho loro capito, ma perché non. sicuramente so più uguali di quelli che farei io. È bellissimo. Potremmo fare di meglio. Adesso andremo a vedere se è cotto Certo. ha lo stesso sapore. Prima Vedremo li facciamo dopo. tutti e poi dopo ci vediamo dopo per la cottura. Ci vediamo sui fornelli, quindi. Ci vediamo sui fornelli. Eccoci qua. Adesso abbiamo messo questo fermo sotto in maniera che possiamo fare la nostra pila di ravioli. Mettiamo il coperchio e adesso li lasciamo così. Sì, Castralo bene il coperchio. eccolo qua. Li lasciamo così per 20 minuti. Ok? Quindi ci vediamo a Tra 20 raviolo minuti, fatto. a raviolo cotto, a dopo. Allora, eccoci qua! Che belli! E sono Sono pronti! proprio loro! Sì, sono proprio loro! Quindi 20 minuti qui sopra e Esatto! sono pronti. E sono pronti! Come vedete io ho messo un disco di carta da forno perché comunque non volevo stessero a contatto con il legno di bambù. Però volendo potete mettere, se avete delle foglie di verza, di insalata, vanno bene lo stesso, eh! Quindi ci vediamo ad assaggio da fare. Assaggio da fare. A tra poco. A tra poco. Guardate che spettacolo. A tavola con Silvia, complimenti. Alla vista sono spettacolari. Adesso c'è Grazie. il momento che tutti aspettano. Il tuo Il mio assaggio, assaggio. certo. Tutti l'aspettano, sì. Tutti, ma Infatti me mi lo chiedono, mi telefonano. fermano per strada. Ma come no? Mi Non... telefonano e mi dicono: senti, ma l'hai fatto assaggiare a Andrea? E io gli Guardate che faccio. spettacolo, guardate dentro com'è. No, E io gli dico. facci vedere un attimo com'è Ah, dentro. scusa, volevo Guardate che intingertelo bello. nella suia. Adesso il mio fan club. Sì.
Sì, chiedo certo. l'assaggio. Certo, vai. No, non potete capire la faccia che ha fatto, cioè l'ha fatta proprio della serie. Sembrava Fantozzi e mancava la linguetta di fuori. Sono spettacolari, provate a farli anche voi. Io vado a mangiarli, Mangiarli, esatto. certo. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao Ciao a a tutti. tutti!